Allora, per favore. Il ritorno del presidente dall'Estremo Oriente è previsto fra circa 20 ore. Per allora vuole una relazione dal nostro gruppo. Ora voi suggerite un bombardamento della cittadina di Cedar Creek, in California, per mezzo di una bomba ad esplosivo supercompresso. La più potente arma non nucleare in nostro possesso. Che funziona così. Esplode, aspira tutto l'ossigeno verso il nucleo, evaporizza tutto nel raggio di 2 chilometri. Uomini, donne, bambini e i virus di qualunque ceppo. Distruzione completa. Caso chiuso, crisi risolta. Questa è la Costituzione americana e io l'ho letta fino all'ultima parola. Non ci ho trovato scritto niente sulla vaporizzazione di 2600 cittadini americani, ma c'è scritto, e svariate volte, che nessuno deve essere privato della vita, della libertà e della proprietà senza un regolare processo. Quindi due condizioni vanno garantite prima di porre in atto l'operazione tabula rasa. La prima è l'unanime e incrollabile appoggio al presidente sulla questione. E pubblicamente dovete agire spalla a spalla con lui. Se il capo cade, voi cadete con lui. La seconda condizione è che un esercito di esperti, dopo aver effettuato migliaia di esperimenti di laboratorio, deve dire ai commentatori televisivi che non c'è altra soluzione. Sono stato chiaro? Nessun membro di questo governo potrà andare di nascosto al Washington Post a dire che lui ha rappresentato l'unica voce di opposizione. Se c'è una voce di opposizione da qualche parte, la voglio sentire qui, adesso. Questi sono i cittadini di Cedar Creek. Guardateli bene, queste non sono statistiche, signore e signori. Questa è carne e sangue. E voglio che ve le imprimiate nella memoria. Perché queste immagini dovranno ossessionarci per il resto dei nostri giorni. Non potete bombardare questa città. Annullate la missione. Sto parlando ai piloti del bombardiere. Mi ricevete? Allora, mi ricevete? Ma dov'è? Può impedire il bombardamento ed indurre ad annullare la missione? Sì, intercetta la rotta degli aerei, sì, signore. Faccia alzare in volo un altro aereo e lo faccia abbattere. Adesso! Maggiore, che cosa interferisce con i razzi? Non possiamo interrompere il suo collegamento? Mi ricevete? Dovete annullare la missione. Non le risponderanno, gli è stato ordinato di non farlo. Voi mi sentite, vero ragazzi? Ve lo dico un'ultima volta. La gente che andate a bombardare non è il nemico. Possiamo uccidere il virus senza ammazzare tutta quella gente, e vi giuro... Sull'anima mia, che il presidente degli Stati Uniti non conosce i fatti, non sa che abbiamo un siero che ha funzionato. Credete che desideri far scomparire una città? Oh, ragazzi, se credete che io menta, sganciate la bomba. Se mi credete pazzo, sganciate la bomba. Ma non sganciate quella bomba solo perché ve l'hanno ordinato. A voi nessuno ha detto che i vostri superiori perseguono fini ulteriori. Lo volete capire che lì, sotto di voi, a Cedar Creek, c'è un'arma biologica che hanno prodotto illegalmente per gli ultimi 30 anni? E io vi garantisco che il virus si è propagato al di là del cordone sanitario. Signori, siamo in stato di emergenza nazionale. Scacciato siamo agli ordini del presidente. Distruggerete il siero in grado. Procedete. Se distruggete Cedar Creek, voi distruggete il siero. Billy, riesci a sentirmi? Ma perché non fai qualcosa? Cancella questa missione. Non uccidere tutta quella gente per proteggere la tua bugia. Questo è omicidio, Billy. Non c'è un cazzo di scusa che tenga. Se manipolate la verità, il presidente, il paese, la Costituzione, non è solo una cittadina che voi distruggete, ma una grossa porzione dell'anima dell'America. Billy, tu perché non sei a Cedar Creek? Colonnello Daniels, qui il generale Ford. Ti ricordo che stai interferendo con l'autorità presidenziale. Sandman sta seguendo una specifica rotta. Se tu lo intralci, non potrà completare il suo percorso di lancio e saranno guai. Ci siamo capiti bene? Passo. Perché ha detto così? Non ci capisco più niente. Billy, ma è diventato matto. Gli ha praticamente detto come poteva fermare. Ok. Ok. Colonnello, eccolo. Lo vedo. Tu te la senti? Sì, signore. Vai per uno, siamo sopra il bersaglio. Chiedo istruzioni, passo. Sandman, qui vai per uno. Abbiamo l'autorizzazione definitiva. Nessuna deviazione, passo. Ragazzi, parlo ai piloti del bombardiere che ci sta venendo contro. So che quello che state per fare non vi riesce facile. Ma tutto ciò che vi ho detto è la sacrosanta verità, lo giuro davanti a Dio. Sgancerete la bomba puntualmente e con precisione. Qualunque cosa farete nei prossimi 30 secondi, lascerete una traccia nella vita. Sandman, sapete benissimo che cosa è in gioco. Vi prego, cercate di rimanere calmi. Ragazzi, io non ho più parole, ma noi non ci spostiamo dalla vostra rotta. Mi avete sentito? Noi non ci sposteremo dalla vostra rotta. No, no,
mai visto niente del genere. Giuro che non ho mai visto niente del genere. Sandman, qui, vai per uno! Non mi importa se dovete passare attraverso quei bastardi. Voi siete stati addestrati per questo. Mantenete le rotte sganciate. Passo! Ok, faremo la stessa fine. Non ci spostiamo! Sandman, qui vai per uno! Avete sganciato la bomba? Passo! Vai per uno, qui Sandman. Rileviamo esplosione in mare. Deviazione causata dal vento, passo. Sandman, vi ritengo responsabili di aver deliberatamente disubbidito ad un ordine diretto. Tornate immediatamente alla base per il riarmamento, passo! Mi dia il microfono, generale. Come ha detto Billy? Mi dia il microfono, generale. Sandman, qui è il generale Ford. Ignorate quell'ordine. Vi informo che sto sollevando il generale McClintock dal comando. Perché è colpevole di aver taciuto informazioni vitali al presidente degli Stati Uniti. Io non ho taciuto nessuna informazione vitale al presidente degli Stati Uniti. Colonnello Briggs. Signore. Metta il generale McClintock agli arresti. Se io vado a fondo, Billy, lei verrà con me. Non dipende più da noi, signore. Sei uno stronzo sentimentale, figlio di puttana. Nessuno potrà mai arrestarmi. Nessuno. Colonnello Briggs, che momento meraviglioso deve essere per lei.